La nostra Mixon, ciao. Ciao. La nostra Kumiko. Nice to meet you. Nice to meet you. Stiamo per giocare a Biohazard. Sembri un Daft Punk. Bene ragazzi, benvenuti nei miei ultimi due giorni a Tokyo e scopriamo insieme che cosa faccio. Buongiorno a tutti. Vabbè, e siccome sto per tornare in Italia, mi sembra giusto fare questo semi pranzo con la pasta carbonara con anche il mentaico. E io invece mi sono preso questa pasta alla genovese con però anche gamberetti e dei pezzi di avocado. Guardate come si mischia bene questa carbonara con le uova di Tara. Io mi gusto questo pranzetto e ci vediamo dopo. Ditemi che la voglio assaggiare di voi. È arrivato il momento di andare a fare un po' di shopping per il mio nuovo music video. Vi ricordate già questa giacca che l'ho messa nel video di Alive? Se non ve lo ricordate, il trailer. E adesso ho deciso di prendermi un altro po' di cose divertenti per il video che giro domani, che ci sarà anche la nostra amica Kumiko. Quindi ho già visto delle cose che mi interessano, magari delle cose che avete già visto, delle cose che ho provato ma mi stavano molto male. Quindi diciamo che oggi sono andato un pochino più sul sicuro. Però secondo me verranno dei bei look. Vi dico già che l'ispirazione l'ho trovata da Godzilla questo oggi, vedete, con questa giacca di Godzilla che metterò nel video. Ah, ve l'ho già spoilerato, mannaggia. Il nostro amico Seichi. E vabbè, comunque sono tornato da Taiwan sano e salvo. Sto bene e buona giornata a tutti. E speriamo che il music video vengano bene, perché è un po' che non faccio music video. Quindi sarebbe anche l'ora di far vedere un bel music video come si deve, vero? Sì. Dice di sì anche lui. Quindi vabbè, ci vediamo dopo con il resto del backstage. A proposito, che ne dite? Guardate quante robe. Oggi mangiamo karage fatte da una signora giapponese, guardate che meraviglia. Allora, questi sono i piatti che Kumiko non saprebbe cucinare. Oh mio Dio, vedete, i miei amici giapponesi mi viziano e così io poi non me lo lascio più il Giappone. Guardate che carini, lo vorresti anche te assaggiare. Ci abbiamo anche la zucca e addirittura anche i ravioli alla piastra, ma io non ho parole, ragazzi. Lo so che in realtà sono cose semplici, cioè una cenetta così, nulla di... cioè, oddio, speciale per me, però non è che sia chissà che cosa particolare. Però quando i miei amici giapponesi mi invitano a cena e facciamo queste cene insieme, così mi fanno comunque sentire proprio parte della loro famiglia. Mi piace tantissimo quando un po' mi viziano tutte queste cose buone. Non vedo l'ora di assaggiare queste buonissime karage fatte dalla mamma del mio amico. Guardate che meraviglia questi ravioli fatti in casa. Oh mio Dio. Bene, e adesso entriamo nella Mori Tower, questa tower enorme, che andiamo a fare lo shooting del nuovo music video. C'è anche questo ragno, come al solito, che mi porta sempre fortuna. E vabbè, speriamo di fare un bello shooting. A dopo ragazzi. Stiamo facendo il video, c'è Yuka che sta stirando il vestito della modella albina, poi c'è il cameraman, abbiamo Parks e la nostra Mixon. Ciao. Ciao. Guardate chi vi presento. Hello. Ciao, nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? Chihiro è una modella giapponese, albina, come potete vedere dai capelli bellissimi che c'ha, i capelli biondissimi, guardate, colore inarrivabile. E oggi sarà nel music video di Flower. Bene, quindi questo sarà il fiore. In realtà nella canzone dico un bocciolo e basta, là ce ne sono un po' di più, ma comunque fa lo stesso. Ragazzi, questo è il backstage del video che sta venendo benissimo. Devo dire che è super pure come immagine. Questo video mi piace molto. Adesso andiamo avanti. Lasciamo la nostra amica dormire per 10 minuti e noi intanto andiamo fuori. Bene ragazzi, mi sto bevendo questo caffè americano e adesso andiamo a vedere come proseguono le riprese con la nostra Chihiro. Bene, vabbè, Fabia vi ha insegnato perfettamente come si spin around. Guardate, sembra che ho fatto solo questo per tutta la vita, è bravissima. Bene ragazzi, si sta girando musica con quel look di oggi. Ciao.
Oggi la nostra Kumiko che fa la comparsata nel mio video. Ecco qui la nostra Kumiko che fa l'attrice. Oggi ragazzi tutto di corsa, però finalmente si può mangiare qualcosetta preso da Starbucks. Abbiamo un po' di panino, un mini yogurt e poi questa specie di pasta, che in realtà c'è dentro un grammo di pasta, ma va bene lo stesso. La nostra Kumiko si mangia un panino. Pasta itariaiku. Ti ho detto che domani vado in Italia. Buon appetito. Oh brava. Adesso io vado a montare la PlayStation che si va a giocare a Biohazard. Quindi avventure. Stiamo per giocare a Biohazard. È uscito da tipo 6 anni ma finalmente lo posso provare anche io. Bene ragazzi, forse questo. Ok, allora me lo metto. L'importante è non essere cringe. Ok, wow, adesso cosa devo fare? Ok, vai, muoviti. Oh, figata. Bene ragazzi, la cosa più paurosa di questo gioco è che non vedo niente. Vedi i miei capelli. Biohazard sta. Oh mio Dio, sembra proprio che sia qui. Cioè, non è che fa paura per intanto. Per ora. Il caricamento. Ma io non. Ma se stai qua sicuramente non mi fa paura. Se spegni le luci magari. Vabbè, se spegni le luci non ti cambia nulla, no? Ah giusto, poi non registro nulla. Però adesso non si vede niente nel video. No, invece si vede anche Ganzo. Ragazzi, questo caricamento è lunghissimo, signori Capcom. Ora sembri un Daft Punk. Ok, finalmente ha finito sto caricamento. Next. Ok. Oh mio Dio, sembra di essere dentro. Che brutto. Che bello. Ma è bellissimo. Ragazzi, non corre. Io comunque sono un grande. Oh, qua c'è qualcuno. Oh, finalmente. Aio. Oddio, no. Spara. Ma non mi ricordo come si faceva. Spara. Ok, non c'ho più proiettili, scusa. Non posso fare combattimento a corpo libero. Scappa. Adesso lo facciamo giocare anche una giappina. Tu come puoi? Dov'è? Quelle de... Ma è. E quel due se lo hai nuovo. Tu so. Vai sulle scale, vai sulle scale. Ah! Me! Minna, Instagram yatteru? Yattemasu. Chihiro Arubino de. Emi Iijima. Appena giocato a Biohazard un pezzettino, devo dire che l'ho giocato in un punto a cazzo, quindi non capivo bene dov'ero. Ma quello che ho provato è stato un senso di non capivo dov'ero. Boh, continuavo a girare per le stesse porte, poi c'era un vecchio che mi rincorreva. Cioè nulla di diverso dalla mia vita normale, ecco. Nel senso, non ho visto. Boh, sembra interessante, però secondo me lo devi giocare dall'inizio, capire un po' cosa devi fare, capire che porte devi aprire, perché capito, non so da che parte devo andare quello. Boh. Per il resto la grafica era carina, mi è piaciuta. Com'era vedermi giocare? Giocavo bene? Un'ansia? Ti faceva paura? No. Però non fa paura, scusa. Dipende dal momento della storia, probabilmente. Questo non era una storia. Quello era abbastanza tranquillo. Questo? C'è un pezzo della storia quando sei a tavola con la famiglia. La famiglia di zombie cannibali che ti fanno mangiare a forza pezzetti di corpo umano. Quello dava abbastanza noia. Vabbè, comunque, positiva. Adesso vi porto anche a vedere la Tokyo Tower. Non ci credo che sto per andarmene dal Giappone, ragazzi, mamma mia. Vabbè, tornerò qui il mese prossimo, però lascerò il Giappone per un po' e quest'anno andrò un po' qua un po' là. Guardate che meraviglia questo luogo, non è bellissimo? Abbiamo fatto le ultime foto con Yuka. Papa Yuka. Guardate come sono venute, poi ve ne metterò comunque qualcuna su. Eccole qua, guardate qua. Io e la Tokyo Tower, che ovviamente non si mette a fuoco, però poi ve le facciamo vedere. Poi guardate che bella faccia. Faccio da gnocco di bambù, beh insomma, sembro tipo il diavolo coi corni, ma vabbè, ci vediamo, ciao, bye bye. Ragazzi, dopo tutto questi shooting direi che mi merito un buon hamburger.
un po' di calorie prima di lasciare il Giappone. Sono tristissimo. Ragazzi, c'ho una fame che mi mangerei qualunque cosa. Quindi due hamburger e patatine. E poi mi chiedete come mi tengo in forma. Non così, però oggi, vabbè, oggi sgarro perché sono troppo triste che lascio il Giappone. Lo so che torno tra un mese, però mi viene male all'idea. Oddio, mi sa che non riuscirò a stare tanto lontano dal Giappone. Mi mancano già tutti i miei amici, ma mi mancano anche i miei amici in Italia che non vedo l'ora di abbracciare. Però prima di salire io sono sempre un po' così, oh, lo so, sono strano. Comunque buon appetito. E vabbè, meglio che chiuda questo vlog, perché sennò mi viene, il magone. Oh mio Dio, l'ultima spesa al Combini, non ci credo. Mi sono preso anche un uovo di One Piece, già che c'ero. Oh mio Dio, che nostalgia che mi viene già a salire su questo ponte. No, 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 no. Guardate che bello. L'ultimo caffè in Giappone. L'ultimo latte in Giappone. L'ultimo latte mescolato in Giappone. L'ultimo riso in Giappone. L'ultima alga in Giappone. L'ultimo salmone in Giappone. L'ultimo taxi in Giappone. Ecco qui che siamo arrivati in aeroporto. Bene ragazzi, tornerò, come potete leggere qui. Bene ragazzi, sono arrivato in Russia. Adesso vabbè, aspetto un po' d'ore. E poi c'ho la coincidenza che va a Venezia, quindi si sta per tornare in Italia. È stato un viaggio di 10 ore, lungo, ma vabbè, devo dire che è passato in fretta. C'avevo anche una gnocca di bambù vicina, che siamo diventati amici. Poi magari ci incontriamo in Italia quando viene. Sono a Venezia, all'aeroporto di Marco Polo. Comunque grazie per aver visto questo video. Ci vediamo alla prossima, ciao. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va, seguitelo anche su Instagram. Posto un sacco di cose interessanti.